Ci siamo, è arrivato il momento di riprovare il massimale di front lever. 2 mesi fa avevo 6 secondi e mezzo circa. Dopo 2 mesi sono arrivato a 10 secondi? Chi lo sa, siamo qua apposta. Prima però di provare il massimale, che in realtà lo proverò questo fine settimana, adesso ho tutta la settimana dove come sempre faccio vedere il mio allenamento in front lever e poi vediamo che salta fuori. Allora, molti esercizi in realtà si assomigliano dallo scorso episodio, poi magari a schermo vi lascio quello che facevo prima e cosa sto facendo oggi. Comunque, stacchi da lean in front lever, perché sì, non solo in planche, anche in front si possono fare. 2 mesi fa usavo semplicemente una loop più spessa, per il resto oggi ho 5 serie da 6 secondi, però sono in scarico sta settimana, giustamente. In realtà devo arrivare bello carico per il massimale, quindi anziché far 5 serie ne faccio 3 da 6 secondi l'una. Come sempre ringrazio ovviamente la palestra Asterix Club di Sasso Marconi, che come sempre mi dà la disponibilità per registrare. Ok, terza serie. Ok, per quel che riguarda il giorno 1 in realtà il front è andato, adesso ho diversi complementari. Finalmente non ho più le concentriche in dragon flag, questa volta ho isometria. In questo momento sto facendo delle sforbiciate da straddola full, straddle full, straddle full per 6 ripetizioni. Ok, anche di questo 5 serie, siamo in scarico, ne faccio 3, ma noi andiamo direttamente al prossimo esercizio. Ok, procediamo. Vabbè, per il content, sono già qua. E questo qua è un C-Roll che vi ho fatto vedere già nello scorso episodio, fatto in modalità front lever pull up. Esercizio questo che adoro perché con i pesi andiamo ad emulare il front pull up, appunto. Nello specifico, nel giorno 1 devo fare un MAV 4, cioè ogni serie aumento il carico, fino a quando non arrivo a quel carico che dalla prima alla quarta ripetizione la velocità non cambia. Quindi è una sorta di PR4, però basato sulla velocità e non sulla quantità massima di peso che si può sollevare. Comunque, per ora 30 kg, molto leggero. Vabbè, anche qua comunque non arriva massimale, visto che siamo in scarico. Mi fermo un po' prima. Ok, ora siamo a 35. Poi vorrei farvi notare anche la presa, che sono in false grip, proprio come se fossi in un front pull up. Non è obbligatoria la false grip nei front pull up, però è un po' più semplice, ecco. Ok, ora siamo con 45, inizia già a essere interessante questo come carico. Ok, direi che qua mi fermo. Calcolate che il mio record, diciamo, è stato di 52,5 per ora, quindi c'era ancora margine, però se mi scarico va bene stare un po' più leggeri. Va bene, raga, il giorno 1 è andato. In realtà nel giorno 2 non ho front, ho un paio di complementari che, vabbè, non ha senso farvi vedere, quindi ci becchiamo al giorno 3. Ok, rieccoci al giorno 3. Partiamo dai front easy. So un 5x5, siamo sempre in scarico ovviamente, quindi faccio 3 serie da 5 colpi. Ok, come avete visto, più controllati possibili, senza slancio. Terza e ultima serie. Peso, in realtà calcolate che il 5x5 non è che lo chiudessi così tanto bene. Comunque, andata, prossimo esercizio. Adesso ho la dragon flag a braccio tese, un po' particolare, vi spiego. Allora, è un'isometria a 35 gradi all'incirca, in full. 3 secondi di isometria, da lì pull, apro in straddle, pulse, riscendo in full e ancora 3-4 secondi a 35 gradi, pulse, tac, pulse. Quindi sono 4 pulse più questa isometria, appunto 35 gradi in full. Un po' complicato, eh? Ok, ci siamo e let's go. Let's go.
E quindi questo è complementare, molto carino devo dire. Comunque questo lo finisco da solo, in realtà finisce anche la parte di tirata dopo questo esercizio di oggi, quindi noi ci becchiamo direttamente domani. Ok, siamo al quarto e ultimo giorno. Anche oggi comunque due esercizi in croce. Vedete che alla fine per allenare le skill non è necessario fare 28.000 esercizi a settimana. Comunque in tutto questo ovviamente vi ricordo il mio coach Matteo Tacconi. Trovate il suo Instagram in descrizione se volete farvi seguire da un professionista. Detto questo, iniziamo dal front. Anche oggi siamo con la loop e anche oggi ho degli stacchi da lean, ma senza isometria. Ho un 5x5, vabbè sono in scarico quindi faccio 3 serie da 5 oggi. Con appunto stacco da lean, magari un blocchettino da un secondo, poi scendo e di nuovo 5 colpi così. Questo bello peso, comunque andiamo con l'ultima serie. Ok, ebbene sì, la posizione parla chiaro, seal row anche oggi. A differenza della scorsa volta però ho un piramidale inverso, 4 serie da 7, 6, 5, 4 colpi, dove ad ogni serie aumento il carico. Vabbè, questi qua erano 47 colpi, ma con voi ci becchiamo direttamente all'ultima serie. E dunque, ultima serie, 4 colpi, questa da di fronte così vediamo anche se sono asimmetrico, ma lo sarò. Ok dai, niente, abbiamo finito qua quello che riguarda la tirata, quindi ci becchiamo adesso, cioè per me dopodomani, con il massimale. Bene ragazzi, siamo, vi dico, ho un po' di ansietta perché ho aspettative un po' forse alte, non lo so. Vabbè, intanto facciamo qualche serie di riscaldamento con la loop, faccio 3-4, buffer molto alto ovviamente. Bene. Allora, seconda serie, poi mi sa che dopo faccio l'ultima, non so, ora vediamo in base a come sento questa. Ok, sì dai, direi che faccio all'ultima, questa qua era tipo 3 kg, quindi faccio altri 3-4 secondi con questa e poi si va. Ok, vediamo dai. Ok ragazzi, siamo, spero 10 secondi, sennò, come dire. Non lo so raga, in realtà la linea mi sa che era un po' bruttina, sapete? Allora, in realtà la linea era buona. Chissà nella testa cosa stavo percependo. Comunque, voglio riprovarci, ho fatto 5 minuti di recupero. Ho visto che ho fatto sui 9 secondi, voglio 10, quindi vediamo. Va bene riga, mi trovo nella leg press, la macchina preferita di ogni calistenico. E niente, mi sa che per un pelo non ho fatto 10 secondi, o forse sì, voi l'avete visto cronometrato. Comunque dai, almeno di un paio di secondi il mio massimale l'ho superato. Per ora ci accontentiamo. E nulla, bel like, iscrizione, campanellina. Noi come sempre ci becchiamo alla prossima con un nuovo video. Bellissimo.